Ciao ragazzi, oggi siamo qua per una cosa estemporanea, live, poco editing, vediamo un attimino come viene, perché sono contento che oggi mi è arrivato un Kickstarter che aspettavo da un sacco di tempo. E si tratta, come avete visto dal titolo, di Human Interface Be a Better Human, o HIBAB, sì, HIBAB come abbreviazione che si usa su internet, che è un board game che era uscito su Kickstarter della Post Industrial Games. Io avevo già la versione precedente, che era Nakamura Tower. È un gioco, è un board game innanzitutto, ed è un board game cyberpunk, non c'è null'altro da aggiungere. Siccome per esperienza dall'ultima volta ci ho messo un sacco di tempo per fare l'unboxing, a questo giro direi che andiamo direttamente. Allora, vediamo un attimino se... Ok, direi che così va bene. Qua, scatolone. Scatolone che vedete è... Dov'è? Grossino. Guardate. Yep. Qua si incastra il cavo della canna. Niente, qua carina, personalizzato anche questo. Qua vedete la mia manona per capire quanto è grande la scatola. E scusate, iniziamo a fare l'unboxing. Allora, vediamo di non tagliarci. Ok, usti, ecco, teniamo la mascotte del cane lontano, via, guarfo, no, questo non è un gioco per te. Allora, dove? Io tra l'altro ho preso un Kickstarter in cui ho preso un bel po' di espansioni incluse. Fatemi che cerco di includere un po' tutto e vediamo un attimino se funziona la messa a fuoco automatica qua. No, qua si inchioda tutto. Scusate, ok, vediamo un attimino, non questa ma l'altra webcam, vediamo un po'. Ok, speriamo che regga. Allora, senza ulteriori indugi, direi di cominciare. Andiamo a vedere. Direi che questo lo appoggio a terra. Iniziamo col gioco vero e proprio, direi. Poi vediamo le espansioni. Allora, qua. Scatolone in cellofanone, girata. Qua vedete il contenuto della confezione. Vediamo se riesco a zoomarvela un po'. Io ce l'ho girata la scatola, quindi è un casino. Allora, vediamo qua di aprire. Il gioco dovrebbe anche essere giocabile in solo, da 1 a 5 giocatori, sì. E adesso avremo modo di aprirlo per bene. Guardate che non mi piace questa... No, troppo? No, facciamo questa. Voilà. Così riusciamo a vederci meglio. Allora, plastica, plastica, plastica. Ok. Ok, allora, cosa abbiamo? Manualozzo delle regole. È un gioco, come potrete vedere, con plancia e carte d'attivazione. E poi ha delle plance anche un po' carine per le schede dei PG. E poi miniature, qua vabbè, tutte le regole, ma questo non è un video di
spiegazione di gioco. Poi cosa abbiamo? Secret Agenda dovrebbe essere una campagna già, una campagna di avventure già fatta. Iniziamo subito, vedo qua, con piatto forte. Ve lo faccio subito il piatto forte, Il piatto forte, vediamo, scusate che guardo se c'è scotch, che a volte qua lo mettono. Non si sta aprendo facile facile, non vorrei... Ah, ok, era solo un po' incastrato agli angoli. Allora, miniature. Come vedete sono un botto. Allora, faccio una per tipo. Osti, bello. Ah, dov'è qua? Scusatemi. Scusate, tolgo l'autofocus perché l'autofocus non funziona mai quando uno cerca. Allora, questo è un soldato robot. Ok. Poi ci sono... vabbè, soffre un po' di banana però. Gli agenti, vediamo, scusate se riesco a zoomarvelo. Allora, guardate anche qua. Vabbè. Non riesce a fare la messa a fuoco, fantastico. No, vabbè, messa a fuoco a zero è la migliore. Allora, questo è un agente. Poi, sempre abbiamo poi qua gli agenti in piedi. Questi sono tutti gli NPC, diciamo. Poi abbiamo, più grandi, abbiamo i droni, direi. Poi qua i personaggi, direi, dell'avventura principale. Sì. Sto mignolo di questo personaggio mi sa che morirà in 3 secondi. Vabbè, abbiamo... Netrunner, direi, questa qua. Poi qua abbiamo... Ah no, questi sono i nemici grossi. Qua un bruto con la mazza. Questa dovrebbe essere una unità cibernetica, credo. Proprio controllata dall'IA, quindi... Questo è un panchettone. Ah, le miniature vengono in plastica PVC, credo, dovrebbe essere. Sì. Questa è una. Qua c'è un po', sto guardando, c'è un po', non si vede, però ve lo dico, c'è un po' da pulirle, se volete poi dipingerle bene. Da pulirle dalle linee. E qua abbiamo, direi, un aborto umano-macchina. Poi... Qua cosa c'è? Queste sono, non le apro perché tanto sono carte, direi. Ah, si usano le carte, non i dadi qua per pescare i valori del randomici del gioco. Qua dentro ci sono le schede, personaggio, degli NPC e credo dei virus qua, delle robe per il deck, per il cyber deck. Qua queste dovrebbero essere quelle per l'estrazione, quelle che vi danno i valori come se fosse un dado, però hanno anche degli effetti aggiuntivi. Allora, questi sono i peg per formare le plance, credo. Allora, queste sono le mini dei PNG.
Poi, siccome c'è tanta roba, andrò un po' velocino. Queste sono i chip neurali da potersi infilare nella scheda PG, qua i, credo, gli token per se fate rumore o segnalate robe, token, queste sono le planche del deck, mi pare, del deck, del cyber deck, qua sempre token vari, queste sono le porte per la mappina, mettiamo via, che... poi altre porte, planche di gioco, e queste sono le planche che formano la scheda giocatore. Provo a farne una, se non ricordo male. Allora, è questa più questa. Poi vanno estratti questo e questo. Questa è carta inutile. Anche questi buchini qua. Un buchino qua. Un buchino. E questa è la vostra. Allora. Poi sarà... Aspettate che prendo un peg, perché sennò non divento matto. Scusate, è tutto ancata questa roba, quindi la sto scoprendo un po' insieme a voi, li ho visto un po' perché ovviamente avendo seguito il Kickstarter so di cosa tratta. Allora, qual è il fondo? Ah, questi sono per gli slot dei chip. Sì, però li lascerei sul dopo. Allora, direi sfondo anche qua e anche questo pack qua. Ok, poi qui cosa facciamo? Allora, sfondo pack. Allora, a destra ci vanno il giallo, che dovrebbe essere lo Cybershock. A sinistra, certo che se non dovessi farlo reggendolo davanti alla telecamera sarebbe più semplice. Proviamo a farlo così. Eccolo qua. Allora, così. Così. Allora, mi è uscito, ovviamente. Più facile farlo. Scusatemi, lo faccio fuori cam perché sennò ci impiego una vita. Allora, questo qua. Questo qua, questo qua, questo qua, questo qua, ecco, sono riuscito a spararlo fuori. Mannaggia la diretta. Ok, poi venite a me peg. Ecco. Ok, uno. Un altro peg. Voilà, due. Ok. Un po' una rottura di balle costruirli, ma una volta costruiti questi, vedete, scusatemi, vabbè. Qui ruotando cambiano i valori della vostra scheda. Aspettate che rimetto i cippini qua dentro,
presuppongo ci vadano i vostri chip. Adesso ci metto questo e qua i vari valori che probabilmente dopo la prima partita li lascerò vuoti, ma per adesso, non avendoli ancora visti, li rimetto. Qui dentro, dopo vedrete, questa la tengo da parte, si mettono le schede. Allora, questa la tengo qua di lato. Allora, andiamo a vedere. Eccole qua, scusate, ne ho tirate su un po'. Allora, qua ci sono un tot di schede. Ok. Poi mezze plance. Facciamo un po' vedere, scusate, tolgo anche il mio faccione e così vedete meglio. Plance doppio, su due lati. E qui sotto plance intere. Ok, non sono qui le schede TG, però va bene. L'altro lato sono carine, sono di cartone, quindi altro non c'è qua, quindi presumo che le... e qua scusate, ci sono gli stand in cui infilate le porte per averle a non 3D ma a 2,5, diciamo, avere una plancia 2,5. Allora andiamo di rimetterne un po' qua. E questo è quello che ero nella scatolona. Mi chiedo se siano quelli i giocatori allora alla fine. No, non credo. Ah, eccole qua, scusate. Le schede IG ce le avevamo prima. E sono queste. Allora. Aspettate che lo apro. Sempre plastica a terra, tipo questi sono NPC, ecco Lenka che non è un NPC ma essere un giocatore. Voi avete, questa è la scheda, mi pare che la rossa è quando è stressato e la blu è quando è normale, quindi voi avete la vostra plancia, fate opla e qua avete i valori del vostro giocatore, qua vedete i vari valori numerici e si compone così. Molto carino per poi tenere traccia senza incasinarsi. Questa è una chicca che mi è sempre piaciuta di questo gioco. Ok, quindi c'è tutto dentro. E questo è il gioco base. Aspettatemi. Allora, mettiamo via. Ma non è finito qua. Quindi questo è la scatola con il gioco. Vediamo qua se riesco a mettere via tutto senza fare troppo casino. Probabilmente questa scheda composta porterà via più spazio. Le plance ci sono poi. Tac. Ovviamente rimesso via occuperà sempre fisicamente più spazio di quello che mi occupava quando l'ho aperto la prima volta, perché è una verità inviolabile della fisica dei board game. Ok, scusate, right. E questa era la scatola del gioco base. Poi, siccome è un Kickstarter, che non ti pigli un po' di add-on, allora, innanzitutto faccio vedere che questa è una roba, perché io, siccome sono appassionato di miniature, aspettate che non voglio farvi vedere il mio indirizzo di casa, quindi tappo, l'ho riportato anche qua. Allora, qua ci sono degli extra. Allora, questi sono droni, le carte per giocarle, poi io mi sono ordinato la versione in metallo di molti degli NPC,
perché sono più carini da... E qua ci sono le carte gioco, carte extra di oggetti per l'equipaggiamento e ho preso poi extra, ho preso miniature in metallo. Questi invece erano droni NPC, sempre NPC credo. Tra l'altro ne approfitto perché vi ricordo che il nostro canale qua, il mio canale qua, fa... perché oggettivamente non ce la si fa a giocare altri tavoli così. Cosa c'è qua dentro? Cos'è questo? Human Interface The Street. Aspettate che guardo che non siano robe... Guarda qua che c'è un codice! Se inserisci questo codice online ti diamo un sacco di roba figa! E me lo zanzate. Ah no, sono schemini. Ho un po' di artwork. Come vedete è assolutamente cyberpunk questa roba. Scusate il riflesso, ma se no non vedreste nulla. Carino, c'è un po' di artwork. Poi questo è un altro add-on sempre di miniature in metallo. Io poi dovrò fare un gran lavoro di andare a fare un check, di riprendere il Kickstarter e guardare che mi abbiano dato tutto. Oh, qua mi sa che abbiamo il grosso delle mini del gioco. Tutte mini queste. Tutte mini in metallo. Insomma, se mai avrò voglia ve le farò vedere una per volta. Ma questa è un'aggiunta che davano al Kickstarter. Io così probabilmente o non le dipingo o le dipingo a cazzo di cane le mini del il PVC. E poi mi concentrerò a dipingere meglio le mini in metallo. Poi, espansione! Perché l'espansione che... Aspettate che la scarto. Come dicevo, non è un buon Kickstarter se non ti prendi almeno 200 add-on e diventi povero nel farlo. Allora, questa è Blood on the Floor! Scusate, mi viene in mente... Pick up your pants and blood on the floor! Yeah! Gonna get thrifty! E apri! Allora... Ah, scusate, non ho fatto vedere il retro. Il retro vedo un sacco di girl power. Yep. No, non solo. Allora, andiamo a vedere. Beh, l'espansione direi che sarà molto semplice, è inutile che vi faccia vedere moltissimo di questa. Include campagna con la descrizione delle missioni, altre plance, altri tile, cioè altre plance per farsi altre schede, non vedo a cosa mi serviranno fare altre schede ancora, avere altre planche ancora, perché il massimo di giocatori è 5, comunque non importa. Poi abbiamo carte personaggio, carte oggetti, poi abbiamo un po' di mini, questi sono, abbiamo capito, gli NPC di colore qua, e il PG invece in plastica bianchina, giusto per usarli direttamente. Abbiamo, cosa abbiamo qua? Una che sembra una Street Samurai, una, non saprei definire, aspettate che me la guardo. Ah, rollerblade, quindi non lo so, rollerblade è un coltellaccio, vedetela un po' voi. Qua uno con gli scorticatori, chiaramente questo ha chiaramente degli scorticatori in mano. E boom, poi peg, questi cosi qua, ok. Espansioni, semplici, cioè non è che ci sia molto da aggiungere, eh? È facile cosa c'è in un'espansione. In un'espansione trovate more of the same, eh? Non è per detrarre, ma è per semplificare. Trovate nuove miniature, trovate
nuovi, aspettate che qua è tutto preciso preciso, nuove miniature, nuove missioni, nuove carte oggetto, nuove carte personaggio. Fine, non c'è null'altro da aggiungere. Allora, questo lo rimettiamo via. Ne abbiamo ancora uno e poi abbiamo finito. Ok, queste... Ah, queste sono le esclusive del Kickstarter. Forse avrei dovuto mostrarle Pirri, ma non importa. Quindi quelle altre espansioni, presumo, quell'altra espansione presumo che la troviate. Le mini in metallo non sono sicuro che si possano trovare ancora, quelle là. Però... tra l'altro io sono uno che Human Interface, quello base, l'ho scoperto dopo, e me l'ero scoperto quando volevo fare dei giochi di Cyberpunk. Allora. E ha delle miniature che sono Cyberpunk, non c'è niente altro da aggiungere. Allora, Skirmish Mode, quindi credo che lo skirmish sia per fare le battaglie contro altri giocatori, giusto? Uno contro uno. Poi, Back in Business, questa è Nakamura della Nakamura Tower, e questo è il suo guardia del corpo. Di nuovo credo siano altre rome, lancia aggiuntive, lancia aggiuntiva, un'ira di Dio da quel che vedo di mini aggiuntive. Allora, abbiamo nell'ordine Ciccio Bonzo con due smitraglioni, mi sembra quasi anche un po' montato. Gnagna con porca miseria, questa spada devo stare attento a non romperla. Ok, qua abbiamo Ciccio Bonzo Cyberpunk, cos'è? Come si chiamano? Yokozuna, di campioni di sumo. Sembra quasi il primo cattivo di Taras. Se non conoscete Taras, siete persi un anime veramente eccellente della Tatsunoko. Allora, poi qua sempre altri cattivoni, cioè agenti normali. Qua abbiamo degli psicopatici con un martello, ascia. Abbiamo dei token, quindi direi che questi sono i terminali famosi in Cyberpunk per prendersi la roba. Qua abbiamo uno molto figo con un falcione, una roba molto carina questa cosa. Un po' una rogna che abbia la basetta grande per farla scenica, però molto carina questo qua. Poi qui abbiamo uno psycho, proprio questo direi, prima. Poi qui abbiamo poliziotti, SWAT direi, questi qua, SWAT team, o come si chiamano, Cyberpunk, quelli contro i cyber psicotici. Poi qua abbiamo, dobbiamo essere io fra tutte, una samurai, un brutto, un'altra direi Decker, qua abbiamo un altro poliziotto abbastanza meccanico quasi, un'altra panchettona, questo sembra un cattivone, questo qua la maschera alla penna. Questo, oh, questo è un classicone, questo direi che ricorda un agente anti predicanti. Questa è la loro visione di Johnny Silverhand con una chitarra fucile, apprezziamo. Questa credo sia questa senza moto. Ah, qua, arriva questa. La bambina con gli arti aggiuntivi meccanici. Molto carina questa. Poi qua abbiamo dottori, o
CyberDoc o Reaper, ReaperDoc. Quest'altra cos'è? Sembra anche qua una... Punk. È difficile dare una definizione che non sia una punk. Punk, punk. A bestia. Allora. Anche qua. Questa sembra più una poliziotta, questa qua. Poi abbiamo il tiro dei ninja. Perché non è cyberpunk, se non è un cyber ninja. Poi altre armi, oggetti. Carino questo. Per così se uno vuole giocare senza dipingere, prende qua, prende il suo PG, piazza sopra questo, piazza questo, guardate, 1, 2, 3, ok, e che così anche da lontano dice che il rosso è il mio, perché quando giocate con 27 miniature poi uno fa iniziare la confusione chi è cosa. Ah, qua poi che cos'erano queste? Sono delle carte di carte missione, forse questa è per giocare da soli, non so, sarebbe da valutare questa cosa qua, magari controllare, però sono delle carte di gioco. Qui non c'era niente, vero? No. Ok, ragazzi, è tutto. Spero che vi sia piaciuto questo unboxing all'improvviso. Quindi, Human Interface, via Better Human, se vi piacciono le robe dei giochi in cyberpunk con un sacco di miniature, oppure state per pianificare una campagna cyberpunk perché... un'ira di Dio di miniature, token e mappine più o meno prefatte per poter giocare la nostra campagna che è Cyberpunk, in cui volete usare anche qualche miniatura in più, cosa che io ho un po' il debole, anche se poi a lato pratico magari non si usano troppissimo, però avere la miniatura ogni tanto da buttare giù al tavolo tra squame, non lo so cos'è, però non è vero. Aspettano una buona mezz'oretta di ripulire tutto. Fino alla prossima. Divertitevi e ruotate. Ciao ragazzi.